Dunque, io comincio da quelli meno rilevanti, però. Cioè, non posso spararmi subito per Best Picture. Dobbiamo fare quelli che vorremmo che vincessero o quelli che vincono? Quelli che vincono. No. Quelli che vincono. Cioè, lo score poi viene dato se cioè, secondo se ci me prendi. Deve fare il totocalcio. Per cui anche se ti per l'Inter, se pensi che vinca la Juve, perché la, no, la Juve... No, la Juve... Vero. Ok. Io dico che Best Picture lo prende The Artist. Nonostante Rotten Tomatoes, la sfango. Dico Extremely Loud and Incredibly Close. Best Actress, vabbè, Meryl Streep, non c'è neanche a dire. Su quella di Bridesmaids. Perché non è possibile che non avesse un film del genere sull'Academy senza fargli vincere niente. Best Adapted, Hugo. Tinker Taylor. Fa un cuore, io dico Midnight in Paris. Mi piace, allora voglio dargli almeno uno. Allora ce la dividiamo, io faccio Hugo e tu fai The Artist. Già qualcuno fatto. Ci ha azzeccato. Original score. No, Tinker Taylor. No. La mia idea è che The Artist è un po' muto, dovrà avere un buono score, no? Helen Back Again, c'è una reference al Signore degli Anelli, quindi You Got Me. Cos'è esattamente cinematografico? È tenere la camera. Lui lo sta facendo benissimo. Benissimo. Eh? Cavalletto Storno se la sta cavando da Dio. Io ragazzi sono troppo sicura per Best Short Film. Cosa? Fantastic Flying Books of Mr. Morris. Oddio, è quello che abbiamo visto! Sì, vabbè, ho The Shore, che mi fa molto The Beach Take Two. Bene, allora le nostre previsioni sono fatte. Non abbiamo un grosso timbro con cui... Da testimoniare. No. No. Possiamo controfirmarceli a vicenda. Bello! Dai, allora si aspetta. Ci vediamo. Ci aggiorniamo dopo. Più tardi, cari telespettatori. Grazie cari per averci seguito. Te non è che è stupida, ma è che gli intelligenti sono fatti diversi. Il bow tie è un po' troppo alto. Sì, è sempre cool, ma è un po' alto. No, are you having more fun? This is not English! Are you having a good... Cioè, non possiamo vederlo così, lo sai. Ma non possono violentarmi! Ma sono americani, infatti! Oh, bello questo! Oddio, è detto con la mamma! Oh! Non l'avevo riconosciuto. No, it's in your own time, quite quickly. Jennifer Lopez, J-Lo. Mamma, sempre più booty, eh. E Nick Nolte? Questo è il momento in cui tu dici grazie. Oh, ma no, figurati, ma cosa dici, Tim? Oh, Gesù, ancora un po' di pubblicità. Tentala con quei bonti. The most. Secondo me tra un po' arrivano i commenti dalle altre case. Right! Yeah, well done! Vabbè, sto andando un po' grammarnati. No, trovi? No, secondo me guarda. Oddio, tu peggio di fuori gli occhi! Tu mi sei stato sul cazzo da un momento! Oh, così ci siamo. Mr. Clooney, cos'è quella cosa che hai di fianco? Ah no, c'è lo stacco di coscia, aspetta che forse lo fa rimaginare. Mamma mia. Madonna, che roba che sei. Buona gente si entra. Se non mi dai il coperchio ti devi alzare a prendermi l'enciclopedia del Dottor Who. Grazie. Tweet! Tom! And this is the winner's walk. They come here. And went away. Remember to be all bad. Secondo me quest'anno si potrebbe fare un drinking game. Bevi ogni volta che qualcuno dice The Magic of the Movies. This is the 84th annual Academy Award. Yay! Tranne per l'Academy che fa schifo. Maledetti bastardi. Yatti a già. Siamo tanto così da giollo, tanto così! Justin Bieber. Yeah, man, what's up? Oh, santo Dio! We're gonna give you the 18 to 24 demographic. Sei una certa ormai, Tom. Adoro quando fa una presentazione iniziale così. Oh! Ladies and gentlemen, Billy Crystal. Bello, bellissimo! Because nothing can take the sting on the world's economic problems like watching millionaires present each other with golden statues. Mr. Tom Hanks! Yay! And the Oscar goes to Hugo, Robert Richardson. Peccata! Oscar goes to
Hugo. Ma dai, già incetta! For Italy. Oh. Beh, la migliore risultanza da Oscar, però sappiamo. Ma dove sei? Roberto! You never know what you're gonna get. Magic of Movies? Perché ci siamo dovuti succiare Twilight? Oh. We're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. The Iron Lady, Mark. Yeah! And the Oscar goes to... The Separation. No! Wait, wait, please! The Oscar goes to... Girl with the Dragon Tattoo. No! No! Non ho visto arrivare neanche in stage. Zero. And the Oscar goes to... Hugo. Yes. Yay! And the Oscar goes to... Hugo. Ha ha ha! Thank! Hanno portato lì e ci si è seduto su lei. Sì. Ma volano. Merda! No! Ben fatto? Secondo te è gonfiabile quella con cui è George? Sì. C'è Stark, c'è Stark! Oddio, quanto sei figo! Ma come sei bello! Ti amo! Sei così figo! Che non è giusto per tutti gli altri! È vero! Alleluia, sì, sta alleluia! This is going to be a problem. È troppo piccolo per essere un tablet, ma è troppo grande per essere un comodo. E poi come sempre fa top secret. Pronto? Ferma, dove sei? È tornata la testa. È tornata da sola. Posso dire che io non avrei messo, adesso sembrerà che gli metta gli radici, però un NV così estremo e un NC così estremo, secondo me no. Mi ricordi Will Smith quando deve fare il test per Men in Black e lo trova. Oscar goes to Christopher Plummer, Beginners. Vabbè. Ve l'avevo detto. Canyonero. On behalf of the movie, staff, the Magic Movie Experience. Thank you to Brian Grazer, Don Mischer, Michael Rosenberg. Boring. Boring. Okay, boring. For being. Ma in tutto questo nessuno mi ha fatto vedere Ben, perché in questo lo trovo outrageous. Gli artisti, sto vinto io. Brett McKenzie for Man or Muppets? Yes, vince. Cosa sei te? Nope. Woody Allen. No! No! Oh, mi dispiace. E Woody non c'è. Come non c'è? The Shore. Terry George and Oral George. Ma scusa, perché non lo fanno vedere mai? Guarda, non me ne parlare. The Oscar goes to... Fantastic. Yes! Oh, Dio, meno male, that was sweet. Sei diventato tuo padre. Ma così non rovineremo il corso della storia? Oh, una lezione su come non distruggere il corso della storia direttamente dal mister Io sono mio nonno. Ladies and gentlemen, one and only Meryl Streep. Knoxville, Tennessee. Birthplace of George W. Bush. We apologize. Cosa è successo? Io non lo sapevo. Amarzo. Ma io non lo sapevo! Io te l'ho detto, tu continui a rimuoverlo, te lo giuro. Ma neanche io lo sapevo. Ancora pubblicità. Io non capisco perché non si vede Sherlock comunque. Guarda, non me ne parlare, taci, non dire niente. Guarda. Scandaloso, dico. Volevo una camera dedicata, come il bottone verde di Sky, che puoi stare fermo, no? Mancano tre, resisti. No. Ah, sono sveglio, sono sveglio. Boring.
No, non la best actor! Sì. Per gli altri, ma dai! È come al solito Academy Fail. Veramente. C'è cioè, Gary Oldman. Non hai scritto Gary Oldman. Ma dai. Hai voluto Gary Oldman. Però vabbè. Oh, my wife. Hai parlato di più durante questo speech che in tutto il film. Dio, pubblicità di nuovo. Mr. Colin Firth. Meryl. Mamma mia. And the Oscar goes to Meryl Streep. Ovviamente. Io tenevo molto per Michelle. È vero, Michelle sarebbe stato bello. Però dai, era troppo ovvio. Grazie Academy per averci regalato un'altra scontata vittoria. Half of America going, oh no. Oh, come why? Her. Again. You know? But whatever. E il terzo sei ancora così emozionata, che bello. And the Oscar goes to the artist. Sicuro, vieni. Cioè questa l'ho presa. Ciao, è stato bellissimo. Chiudo. Sì. Mi è sembrata una edizione degli Oscar che guarda molto indietro, più che avanti. È romanticamente concentrato a quello che il cinema è. C'era è il gioco di bere un sorso possibilmente alcolico ogni volta che ci fosse il concetto di la magia del cinema. Questo ti avrebbe garantito di essere tranquillamente ubriaco per l'arrivo delle statuette importanti. Forse la scenografia... Era un indicatore, perché tutto mi retro style. Sì, molto anni 30, molto art nouveau. Il cast di The Artist ci rientrava perfettamente, era un set era un po' annunciato. Personalmente scandalizzato dal miglior attore, cioè veramente non si può non dare l'Oscar a Gary Oldman, cioè veramente. Gary Oldman però era evidente che l'aveva preso The Artist. Beh certo, d'altronde è così all'avanguardia un film muto nel 2012. È talmente indietro che è avanti. È tipico di un mondo in crisi guardare indietro. Io ne ho azzeccati 9 su 24, 8 su 24, 7 su 24. Avevo effettivamente stata un po' carogna, perché ho preso delle categorie, per cui a questo punto mi chiedo se qualcuno abbia vinto l'Oscar Contest. Però, vabbè, queste sono discussioni su cui mi perderò dopo aver dormito. Mi è piaciuto moltissimo il discorso di Meryl Streep, per quanto avrei gradito molto un Oscar a Michelle Williams, però niente, la condanna della nominee ancora, di nuovo e ancora, va bene. Molto contento che ci sia stato Tom Hanks a presentare, sì. Il primo. Tom Cruise è irriconoscibile, cioè sempre è cambiato lo stesso, faccia. È sempre lo stesso ma allo stesso tempo no. No, boh. Hugo, mentre più statuette riceveva, più io ricevevo tweets che me lo davano come una grandiosa delusione. Io ancora non l'ho visto, quindi non so prendere una posizione personalmente. Sono stata molto contenta, nonostante l'Italia da questo sia uscita battuta, per il miglior corto animato, perché era il Fantastic Flying Books. È meraviglioso, io l'ho scoperto con un poco anticipo sulla cerimonia degli Oscar attraverso Phonesprain ed è superbo. Speravo di riuscire a fare un video box in cui ne devo parlare prima degli Oscar, ma niente, a questo punto parleremo di un corto già incoronato. Ho casualmente azzeccato il Best Animated, avevo azzeccato Rango. Non ho azzeccato gli screenplay. Perché avevi beccato Rango? Per Johnny Depp. Ma che discorsi? No, anche perché è di Verbinski. Non ho azzeccato gli screenplay. Midnight in Paris, l'original. Ecco, sul serio, a me non mi piace. Convinta, però. No, ma anch'io sono contento. Peraltro ha fatto bene Woody, grazie. Meno ma bravo Woody, bravo. Ma Woody non ci va mai o non c'è andato stasera? Non lo so, però stavolta che soddisfazione. L'Academy nei denti, to Academy. Io sono rimasta che avendo messo il nomination Bright Babe, non gli avrò fatto vincere niente perché è un film inusuale per andare agli Academy. Se te lo mettono ti aspetti che faccia qualcosa di differenza. Credo che a questo punto, cioè per un film del genere possa valere una nomination. Quindi fatela bastare, Core. A me onestamente non ha convinto. Ma come poi dicevamo io, lei nel VDV dice veramente screenplay originale a una fanfiction? Di uno scrittore? Di uno scrittore? Qual è la cosa più di Woody
che prende, adesso a me non dispiace Owen Wilson, però la creatura più depressa di Hollywood, per accertarti che non ci sia personalità residua, in modo che tu possa versartici dentro e farlo recitare, plasmarlo. E plasmarlo in modo che abbia una faccia più giovane della tua, però sia sempre tu, non lo so. Io adoro Woody Allen, chiariamoci bene. Ed è bellissimo che ne ed è molto carino, però no, anche le 4.44, la presa del Descendants, no, che noi abbiamo visto, e quindi fama fidasse. Io onestamente, nelle due categorie, se non mi sbaglio, forse tre categorie in cui c'era Tinker Tailor, avevo scommesso su Tinker Tailor, quantomeno per la speranza che venisse inquadrato Benedict, cosa che non mi è stata data, e di questo Academy, è di questo, quest'anno, che non ti perdonerò mai. Ti dirò, non abbiamo bevuto neanche un caffè, io no, sono molto vedi. Più sveglia di quanto mi aspettavo. Io no. Prima dell'Academy Awards ci siamo pure sparati il giro di Matt Smith, Eleven, a Top Gear, è stata una serata tutto sommato di successo, non avevo investito il cuore sull'Academy come in passato, quindi... dati precedenti non era spiccabile, non sarebbe stato prudente, già. Quindi con la cautela di chi non si sbilancia. Un punto a favore per l'effetto The Ring, quando è venuta la neve improvvisamente. Eravamo tanto così da Samara, ma insomma è andata bene, non dovrebbe suonarti il telefono da un momento all'altro. Se ti suona adesso, panic and freak out. Quindi secondo me possiamo staccare la medaglia con questa raffinatissima versione casalinga dell'Academy. Noi ti salutiamo, facci sapere cosa ne pensi tu dell'84esimo Academy Award o Oscar. Grazie. E ci vediamo l'anno prossimo e con i fortunati o sfortunati, o sfortunati, dipende. Esaminatori delle statistiche, ci vediamo al cinema e se no al prossimo video. Buonanotte o buongiorno. E se non dovessimo rivederci, buon pomeriggio. Buonasera, buonanotte. Fantastico, signore, è stato un onore, grazie molte. Grazie, è stato un piacere. Grazie. È stato un piacere suonare con voi.